L'arte preistorica. La preistoria è l'arco di tempo che va dalla comparsa dei primi ominidi che iniziano a utilizzare rudimentali utensili fino all'invenzione della scrittura. Gli storici suddividono questo lunghissimo arco di tempo, da circa 2,5 milioni di anni fa fino al 4° millennio avanti Cristo, in relazione alle modalità secondo le quali l'uomo si è servito degli strumenti tecnici: le pietre per scalfire e costruire armi, la terracotta per vasi e oggetti d'uso sempre più perfezionati, i metalli e le loro leghe. Nascono anche i primi insediamenti stabili e una forma di società regolata da leggi di convivenza. L'arte della preistoria segue questo progressivo sviluppo della civiltà umana, esprimendo la cultura, la spiritualità e la creatività dell'uomo. I periodi della preistoria. Il Paleolitico va dal 650.000 avanti Cristo fino al 10.000 avanti Cristo. È il periodo della pietra scheggiata, amigdala, delle pitture e incisioni rupestri, delle piccole sculture propiziatorie, le cosiddette veneri. Il Mesolitico va dal 10.000 al 6.000 avanti Cristo circa. È il periodo della pietra lavorata e levigata per realizzare punte di frecce e armi da taglio, vasi in ceramica con decorazioni stilizzate. Il Neolitico va dal 6.000 al 4.000 avanti Cristo. Si erigono i menhir e si inventa il sistema trilitico, dolmen, per architetture sempre più complesse, cromlech. Si sviluppano le prime civiltà in Egitto e in Mesopotamia. Pittura. Abbiamo pitture rupestri di grandi animali eseguite con colori minerali a scopo propiziatorio della caccia o con fine magico e rituale. Incisioni rupestri su grandi pietre con figure schematiche alternate a segni geometrici e astratti. Scultura. La scultura vede la lavorazione a tutto tondo della pietra e dell'osso, modellazione con argilla e prime fusioni del bronzo. Vengono scolpite piccole figure antropomorfe a scopo rituale e come simboli di fertilità femminile. Produzione di utensili e suppellettili varie. Architettura. In architettura abbiamo l'uso di grandi pietre per costruzioni megalitiche con disposizione in linea, menhir, e circolare, cromlech, riservate al culto e alla sepoltura. Sviluppo del sistema trilitico. Costruzione di capanne e palafitte.